Siamo con la senatrice Simona Vicari, senatrice donna ma soprattutto siciliana. Tu hai iniziato a 23 anni, sei stata il più giovane assessore d'Italia. Come hai iniziato la tua carriera politica? L'ho iniziata proprio a 23 anni, assolutamente per caso in prima linea, nel senso che la facevo nelle segreterie politiche, seguivo il sindacato per via di mio padre e quindi mi sono trovata sempre in un ambiente molto combattivo. Io sono stata in giunta abbastanza complessa, io sono stata in giunta 91-92 in un clima di fine prima repubblica con persone che venivano arrestate, indagate, qualcuno anche per mafia. Ho fatto una gincana abbastanza dura, difficile, è stata un'esperienza comunque, però sono qua. Ecco, mi spieghi cosa vuol dire per te fare politica? Io credo in alcune cose, ho creduto in alcuni valori, in alcuni ideali, forse un po' troppo. E ho sempre creduto che le cose potessero cambiare, che potevi fare tanto, no? Se avevi questo grande altruismo per migliorare la vita tua e la vita della gente, combattere per cercare di dare e di creare un modello, una società, delle condizioni, una qualità di servizi nella quale tu credi, che magari conosci perché hai visto anche girando un poco i vari paesi del mondo e vorresti che ci fossero anche nella tua città, nella tua regione, nella tua nazione. Secondo te qual è la differenza fondamentale tra un uomo che fa politica e una donna che fa politica? Ciascuno porta la propria esperienza, ciascuno porta la propria cultura, la propria sensibilità, il proprio approccio più o meno concreto alle cose. Noi siamo un po' più immediate, più dirette, più concrete, più veloci, poco diplomatiche, almeno io mi riconosco assolutamente così, però perché dobbiamo fare i conti con tantissime cose. Io non posso perdere 3 ore in una riunione quando so che c'è mia figlia da andare a prendere, la spesa da andare a fare, le cose che devo fare, cioè io devo ottimizzare i tempi. Loro tutti questi problemi non ce li hanno, quindi hanno una visione del mondo che non corrisponde alla nostra. Questo nostro modo di essere poi lo porti evidentemente anche nel lavoro che fai e quindi anche nella politica. Ecco perché deve esserci questo bilanciamento in tutte ciò che esiste al mondo, compreso la politica, perché la presenza di uomini e donne insieme e poi è la vita, è la società. Escluderne una parte o l'altra significa non creare qualcosa che è vicino alla vita reale. Secondo te ci sarà mai una parità in questo senso in quanto alle presenze proprio femminili? Sì, ci sarà, stiamo per esempio votando entro il mese prossimo in Senato, la Camera già l'ha fatto, diventerà quindi una legge, la presenza di almeno il 30% delle donne in tutte le società pubbliche quotate in borsa e non. Cioè, è una cosa dirompente, è una cosa che si è fatta alla Camera, in commissione, in sede deliberante, ma con un ostacolo, no? Da parte di una cultura un po' più maschile di grande paura di aprire e di non controllare più. Quando soprattutto le società, le imprese, il mondo che non è politico, riuscirà a realizzare questo e ci riusciremo, la politica si dovrà adeguare. Mi incuriosiva questo aspetto, ti sei mai sentita discriminata in quanto donna nello svolgere il tuo lavoro? Sì. Soprattutto fino a che non dimostri di avere le stesse capacità e competenze e professionalità dei colleghi uomini. Quindi nella fase iniziale, perché sei giovane, e quindi tu vabbè hai da aspettare, che ne devi capire, e perché sei donna, vabbè, cioè, ti guardavano, cioè, eri più un elemento di coreografico, non per tutti però, perché per esempio non avrei potuto fare l'assessore, se è tutto, no? Ma prevalentemente era questo, quindi poi dovevi combattere il doppio. Ipoteticamente, se avessi il potere oggi, cosa faresti per prima cosa in Sicilia e per la Sicilia? Cercherei di parlare di ciò che esiste in altri paesi,
Cercherei di far comprendere alle persone comuni cosa significa livello di qualità, cosa significa vita, cosa significa servizi, cosa significa libertà di vita in un territorio, e chiederei loro di lavorare verso questa direzione. Io voglio concludere con una domanda che faccio a tutte le donne ospiti qui da noi. Cosa vuol dire per te essere donna e cosa vuol dire per te essere siciliana? Essere donna è un grande, orgoglio, un grande vanto, una grande presunzione. L'essere siciliana da un lato mi inorgoglisce, però devo anche ammettere che purtroppo quando mi trovo altrove spesso mi mortifica. Dobbiamo riscattarci da una immagine, da una considerazione negativa che gli altri hanno di noi, non perché noi siamo così, ma perché lo siamo stati in qualche modo. E quindi l'essere siciliana mi inorgoglisce perché so tutto quello che c'è potenzialmente, e quanti siciliani nel mondo si trovano a dare un'immagine positiva, ma devono andare fuori per diventare scienziato, per diventare medico, per diventare bravo. Qui, appena c'è qualcuno un po' più bravo di un altro, scatta la guerra. Il ma parla tu va, tu va la via.